What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu, che molto probabilmente, da un lato mi auguro, sarà l'ultimo della serie, per cui ci apprestiamo a vedere il finale di questo gioco, di questa storia. Io vi chiedo scusa se è passato così tanto tempo, ragazzi, ma ho iniziato poi a dedicarmi a Man of Medan, poi è uscito Life is Strange, insomma. Ho ritardato queste altre due serie, parlando anche di Sea of Solitude, ragazzi, per dedicarmi a cose che ritenevo un pochettino più interessanti, diciamo così. Per cui vediamo di finire questa storia. Non dovrebbe mancare tantissimissimo al finale. Ci teniamo tutti quanti a vedere come va a finire, questo è poco ma sicuro. Ok, avevamo raggiunto appunto la stazione dei balenieri abbandonata, e quindi quello che ci resta da fare, ragazzi, è fermare Sarah Hawkins prima che commetta qualcosa di tremendo. Addirittura ci ricordiamo che, ragazzi, la storia aveva avuto questa svolta che non ci aveva convinti, perlomeno a me personalmente, ragazzi, non mi aveva convinta per niente il fatto che, guardate caso, Sarah Hawkins fosse diventata l'antagonista, fosse diventata la nemica della situazione. Perfetto, eccoci qua, ritroviamo il nostro carissimo Ed. E sinceramente non so manco cosa aspettarmi d'ora in avanti. Chissà se ci sarà una boss fight finale, chissà. Hither thou shalt be freed. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Sì. Perfetto, non ci resta che trovare Sara ed entrare. Sala, ho detto, ritrovare Sara ed entrare nella sala principale. Locked. Ovviamente la prima porta che ci troviamo di fronte è chiusa. Buttarsi da qui non credo che sia molto saggio. Vediamo di trovare This un'altra tank strada. seems strong enough to break down the door. Ok, per cui ci sarà pure un piccolo enigma ambientale da risolvere, va bene. Ok, tutto quello che volete pur di vedere la fine di questa storia. Non pensate, ragazzi, che io dica questo perché per chissà quale motivo strano, ma perché effettivamente questa storia non mi ha poi A entusiasmato rope più and a di hook tanto. could use that to hold the reservoir back. Ok, perfetto, va bene, l'abbiamo raccolta. Questo ci fa grandissimo piacere, direi. Vediamo che altro abbiamo di qua. Sembrerebbe nulla. Esploriamo tutto l'esplorabile, ragazzi, prima di, penso di dover salire di nuovo, quindi prima di salire nuovamente. Sbaglio o sento della musica? O sento dei rumori strani, delle cose strane? Niente scherzi del piffero, per favore. Eppa, ci sono degli indizi da trovare. Allora, andiamo subito. Chiave dell'ufficio, che non so se sarà quella porta che abbiamo trovato lì sopra, ragazzi. Probabilmente sì, ma comunque c'è un elemento nascosto che dobbiamo assolutamente trovare prima di uscire. Eccolo qua, eccolo qua. Fuller was a crew member too. Interesting. Ok, Fuller faceva parte dell'equipaggio. La creatura ci ha dato filo da torcere. Metà del mio equipaggio è morto. What the hell? Alcuni uomini sono impazziti. Questa cosa non è una balena, è troppo grossa per esserlo. Ha sventrato la nostra nave con dei tentacoli. Signore e signori, si sta per caso parlando del Kraken? Spegni pure la lanterna, carissimo Ed. Ok, va bene, io direi che torno lì sopra. Ok. Ehi, mica c'è qualcuno là? Mi auguro di no. Vabbè, continuiamo a salire. Aspettate però. Ah, è questa la porta dell'ufficio per caso? Yes. Cosa c'è di interessante qui I'll be dentro? lucky if it's still sharp enough. Perfetto. Non si sa mai quando può Doesn't work. servire. Non funziona, It qualcosa mentions the abbiamo? Leviathan. How it drove the sailors mad. Ok, sì, quindi non il Kraken, il Leviatano, perfetto. Signore onnipotente, ti supplico di avere pietà delle nostre anime. Va bene, va bene. Questa funziona però. Ok, quindi può sfondare Doesn't work. effettivamente quella porta. Fatto sta che la corda ci deve servire a qualcosa, ragazzi, la corda che abbiamo raccolto, per cui magari adesso che abbiamo spostato il serbatoio possiamo usare la corda in qualche modo. Yes! This should stop the Yes! cart from moving. This should help me get the tank swinging.
Ok, ma devo farlo oscillare con le manopole che sono qui presenti. I need something to cut the rope to release the tank against the door. Oh mio Dio, Gesù. Oh mio Dio, Gesù, farà un effetto fionda pazzesco. Ce l'abbiamo il coltello, Ed, per tagliare la corda. Eccolo qua. Tac! Ah! Madonna santa, che botta. Oh, ho guadagnato 2 punti personaggio e anche un trofeo, la bestia nella caverna. Ok, direi di assegnarne uno alla psicologia e uno alla forza. Che ecco fatto. Benissimo. Allora io correrei di sotto, anche la musica concitata me lo sta dicendo. Dopo aver sfondato così, con così tanta cattiveria alla porta, direi di andare. Oh mio Dio. E questo posto cos'è? Cos'è? Che succede, Ed? Oh, calma, calma, calma. Che c'è? Che cavolo? C'è qualcosa nell'aria che mi fa sta proprio male, 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 male. Ma proprio male. Ma male sul serio, se non si fosse capito. Che pretendete che faccia in merito? Che mi faccia drogare? Va bene ragazzi, proviamo a rientrare. Ma ho un pessimo presentimento, sinceramente. Oddio Gesù. Sara? Oh. No. È Sara davvero? Oddio. C'è sta piena sincope. Scrivania? Ha salvato la partita. La mia scrivania. Hello. Ed, ti accorgi che non è reale, vero? Ah! Who is this? The quest for truth requires sacrifice. There's no room for compassion. Sacrificio degli. Who's there? Your stubbornness at wanting to help others who would have deserted you. Is a weakness. Ok, considera la tale. Us inevitably to solitude. And in one's final moments one is always. Non è per forza così. You can't escape it forever. It will always find its way. Damn it. Oh! Oh! Ma che cazzo? Oh! Mi stai a sfondare la porta, pezzo di merda. Diavolo. Oh. Calma, 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 Ed. Non mi fa venire un colpo ancora prima di iniziare. È su. Oh, con calma. Con calma. Risolviamo tutto, va bene? While the sailors were going insane, Fitzroy and the mutineers took over the ship. And probably killed the captain. Ok, hanno iniziato a chiamare il mostro Leviatano. Usando lo stesso nome, creatura descritta nella Bibbia. Bla bla bla. C'è altro qui, c'è altro qui che volete che trovi? Ah? Aha, quello cos'è? Everything points back to the day they brought in that thing. Charles Hawkins, il capitano Fitzroy e il dottor Fuller erano tutti quanti insieme, ragazzi, a quanto pare. Oh, qua possiamo aprire. Asportazione della pietra della follia. What the hell? Ah, riguarda la medicina, davvero. Sara, dai, è di nuovo. Sara, la concia di tua madre, ma perché mi fai questo? Perché devo vivere una sincope tutte le santissime volte, dico io, no? Sara, Sara, aprimi, dai, su, non fare la cattiva, dai. Dai, cosa c'è qua? Oh, oh, cosa c'è qua? Oh. Davvero, davvero, ma che cavolo? Ma che fai? Ma che... Ah, davvero? Davvero messa da... dai. Dio Gesù. Vabbè, come volete che uno viva questa cosa? Cioè, mi sta a fa bruttissimo sta cosa. Davvero, sta di. Non mi piace, non mi piace. Mi sta a fa venire la claustrofobia. Non mi piace, esci, accidenti. Minchia, che cosa brutta. Mamma mia, Ed. Non lo rifaremo mai più, d'accordo? Ok, Sara, la concia di tua madre. Obbedire. Ma anche no. Oddio, non di nuovo qua. Ah!
Carissimo dottore, che gioia rivederla. Ah, finally awake. No. How do you feel, Mr. Pierce? Una cacca, va bene. Fuller, son of a bitch, I'll kill you. No, I'm not even really with you. Ma davvero? Well, to be perfectly precise, I am with you. But not in this cell. What have you done to me? Me? Nothing, really. See, it's one of the exquisite effects of this incredible creature. Leviathan! I see you already know about it. Uh-huh. Well, shall we begin? Che cosa dovremmo cominciare? Dove va? Ecco. Dove va? Oddio. No, non la prendo. Non la prendo la terapia. Oddio, però. T'ho detto di non prenderla! Ma scusa! Vabbè. Oddio. Ma che cazzo? Ma che state a fa'? Oddio. Ma è tutto così raccapricciante, ragazzi. Ma che state a fa'? Che vi state a mangiare? Mi è stato a fare venire il botta stomaco. No. Ma ho detto di non mangiarla. Ma perché ho fatto il contrario di quello che gli ho detto? Flesh, blood, spinal fluids. Ma a me serve. Don't fear. I created the mythological I-Core from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? Ma che cavolo? I need your body for my research. Ma anche no, utilizzi il suo, scusi. Ma che cavolo? Cioè, no raga, però ha fatto quello che io non gli ho detto di fare. Non è giusto, scusatene. Prendila, vediamo se fa quello che... I killed him. Oddio. A necessary sacrifice that proves your determination. Cioè, non ci staccavi più niente, ragazzi, veramente. Non so cosa diavolo stia succedendo. Sta stronza di Sara continua a sparire. Find the truth and be free. Come faccio a trovare la verità se non riesco più a distinguere il reale dalla finzione? Ma perché? Oddio, non so che cavolo. Non lo so, ragazzi, non so che cavolo sta succedendo qui. Cioè, devo scegliere porte a caso, diciamo. E mo siamo sempre nella stessa merda. Continuo a riuscire sempre dalla stessa parte. E vabbè, ma le devo provare tutte così. Oh, è questa. Questa è l'unica che... Ah, eccoci. Come fate a dirmi che questo è reale? Dai, su via. Accidenti. Non so cosa questo fa. Ok, sì, me ne sono accorta, Ed. Ma non può essere vero tutto ciò. E non sta accadendo davvero. Non volevo cadere. Non è che veramente, ragazzi, siamo rinchiusi in una cella per malati. Ma se cammino sulle travi, accidenti. O devo fare qualcos'altro? Qua non succede niente. Qua non c'è niente. Vediamo qua che succede. Se succede qualcosa di qua. Oddio, ma si chiude tutto. Ma io ci passo sotto e vi frego. Oddio, quale sarà mo? Dovrei davvero seguire ste cazzo di tubatore. Ce ne stanno 5-6. No. Mamma mia, fa paura sta cosa. Davvero, ma... Dovrebbe essere la seconda, forse. Ma io adesso ho girato la seconda. E che non posso manco andare dietro. Boh. Non lo so, ragazzi. Cioè, sto facendo le cose totalmente a caso. Diciamoci proprio la sincera verità. È la terza, allora. È la terza, quella che non era... Che era già lì. E questa qua, è questa. Eccola là. Ok. Bisogna fare attenzione a quali sono
gli elementi che effettivamente non vanno apparendo, perché sono elementi che appaiono dopo altri. Vediamo se adesso succede qualcosa. Nothing's happening. Ah, ok, allora quella l'ho attivata e dovrei attivarne un'altra probabilmente, che è di qua. Vedete che ce n'è solo una, ragazzi. Quindi quando arriverò lì, sempre se arriverò lì, perché qua sembra che cado ogni santa volta. Eccolo là. Minchia che palle però, dai. Vedete? Cioè ci deve essere tipo una sorta di percorso prestabilito. Però cioè ogni volta qua che riprovo. Allora qua, fino a qua ragazzi non ero caduta. Per cui proviamo a seguire di qua. E che il cielo me la mandi buona. Ho preso quella sbagliata. Piano Ed, piano. Non vorrei ricadere di nuovo nel vuoto. Ok. Eccoci qua. Oh. Ecco, qual era, amori, queste? Credo fosse questa. Sì. Sì. Che culo, alla prima. Grandioso. Perfetto, ok. Mi hanno aperto direttamente un'altra strada per ritornare subito di qua. Mi hanno anche salvato la partita. Adesso sì che deve succedere qualcosa, però. Dai. Oh merda. L'abbiamo fatta grossa, Ed. Oh, l'abbiamo fatta grossa. Grossa. Sta esplodendo tutto. Oh merda. Oddio, Gesù. Oddio, che il cielo mi aiuti. Vabbè. Oddio, che ansia tutto ciò. Che ansia tutto questo. È un'ansia continua. Oddio. Oddio, perché continua? Ah! Perché continua a esplodere tutto? Qua è tutto chiuso. Oh, ok, continuiamo dritto, Ed. Vabbè, questa gente chi è, mo? Oh. Che volete da me? Salve, signori. Fitzroy. Time to hoist the white flag. We're not gonna hurt you. Davvero? E dovrei crederle, signore. Credo che l'unica opzione sia buttarsi di sotto. Ecco. Ma non hai colpi infiniti. Io so solo che qua sta crollando tutto. Non credo che abbia poi tanta paura. Our supreme oracle has spoken. You will follow your destiny. What? In his awakening. Oddio. Chi? Oh! Lasciatemi in pace. Ecco. Wow, che agilità, Ed. Madonna, le animazioni però, ragazzi, fanno pena. Fanno un po' pena, dai. What the hell? I see. You cannot escape my awareness. Ma che ca- I follow your choices. Your attempts to free yourself from destiny. Madonna mia. But it is unavoidable. And as I predicted, you have come to free me. Ma... Awaken and call him. Ah! Chi? Che cosa? Perché? Accidenti! Caverna costiera. Ed ha finalmente incontrato Leviatano in carne e ossa. La creatura mostruosa lo ha sottoposto a diverse prove, alla fine delle quali ha deciso che l'investigatore era pronto per affrontare il suo destino. Ed ha fatto saltare in aria la stazione dei balenieri e dopo lo scontro finale con Leviatano ha perso i sensi. Quale scontro finale? Effettivamente non c'è stato alcuno scontro finale, ma soltanto fissato con i suoi occhi giganteschi e orribili. Ed, ma perché ti è toccato tutto questo, Ed? Non lo so, mi dispiace davvero tanto.
musiche sono fighe però, eh. Dove sono? Perché sono qui? Ok. A questo punto delle cose, ragazzi, non dovrebbe mancare tantissimo alla fine. I can't hear the voice anymore. Che voce, Eddie? Ma che era una risata o una tosse? No, perché... Ehi! Ehi, lei! Chiunque sia. Accidenti, adesso zoppico pure, non posso manco andare un po' più veloce. Sto sotto effetto di stupefacenti, di chissà quale droga strana che si sono inventati qua su quest'isola malefica e maledetta. Benissimo. Entriamo, addentriamoci in questa orribile caverna. Sì. Ok. Keep going. Verità, ma chi è verità? Oddio, mi devo spaccare le gambe in pratica, per forza. This way. Che? Oddio, ecco. E sviene di nuovo. Ed! Stand up. Sì, alzati e cammina, è arrivato Gesù Cristo, è arrivato. Ok. Va bene, continuiamo a perdere i sensi, a rinvenire, Ehi, is lei! There? Hey! Lei, Who are you? Tu sorella. T'ha manco cagato. Continua a svenire. Where am I? Se lo sapessi, Ed. Ok, siamo in gioco di nuovo. Continuiamo a zoppicare, continuiamo a... vedere luci stroboscopiche dappertutto. Bene, questo simbolo cos'è? The miraculous catch was a trap. Leviathan wanted to be found. Certo, certo. Va bene. Qui che dice? To our fallen crew members. They have given their lives for a greater purpose. Ah, certo, gli rendono anche. The last name added is that of Charles Hawkins. Ah. I'm willing to bet that they killed all the survivors. Ok, va bene. Andiamo qua sotto, qua al centro di quello che sembrerebbe essere un posto per fare un rito o qualcosa del genere. Qui cosa c'è? Cos'è questa cosa orribile? Tanto per cambiare. Che cos'è, Ed? Che cos'è? Oddio, sei tu. Oddio. Oddio, Gesù. È inquietante questo, è angosciante. Questo dobbiamo riconoscere. È orribile sta cosa. Chi è? Chi va là? It will soon be time, it appears. You are dead. None of this is real. I saw you dead, as I see you now. Am I crazy too? You survived. Don't you understand? You couldn't die. You will stay alive until you fulfilled your destiny. No! Ma... Look at me. Look at me, Pierce. Dare tell me that you still don't believe it. Lei è solo un'illusione, suppongo. L'ho vista morta. What has happened to you? Oh, Pierce. You insist on ignoring the truth when it's right there in front of you. Ma se l'ho vista Sarah morta! Sarah Hawkins saw you as you really are. This painting is the proof. This is madness. It's not just your life that is at stake. Many men and women have sacrificed themselves for this moment. Call them. You will not deprive them of their hope of a better life. I saw what Leviathan did to Ford. We will all die like him. His life was written well before it started. It was not predetermined that he lived to see the call. But you? Yes. It is your destiny. Mi risparmi queste idiozie e basta. I believe no more in destiny than I do in vampires, gods, and their female prophets. Oh, well done. You were really impressive.
Again, this denial. It doesn't matter anymore. The future is now but an image that Sarah Hawkins has painted for you. Why don't you go and join her, you who believe in nothing? And then, you'll see. You'll see that there are truths so powerful, so overwhelming, that even a mind as narrow as yours cannot withstand them. And what is your truth, Colton? What is your role in this infatti, story? Cioè, da dove I must questa? Take you to Sarah Hawkins, our oracle. What the fuck? Dov'è Sarah, lei? Tell me where you took her. We'll find her at Alabaster Point. I'm going to get her. Don't try to stop me. Ma infatti non of voleva. Voleva portartici. Get out of my way. Stop fighting the dead. No one can fight their fate. Neither them, nor you. Ma... Ragazzi, è tutto assurdo, cioè non... Non capisco più qual è la verità e... Quali sono le allucinazioni, se sono allucinazioni, non è più possibile distinguerle, le due cose. Shut up! Silence! Stop! Go away! Stop! Resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. Che? Continua a rimanere interdetta, ragazzi. What happened to me? Sarah. I must go to Sarah. She is the oracle. She will know what to do. Certo, certo, perfetto. Mi ha appena salvato la partita. Dovremmo andare di qua? Suppongo di sì. Andiamo avanti, zoppichiamo in preda alle peggiori allucinazioni di questo mondo. La Colden che ci sembrava essere morta, che sapevamo essere morta, sembrerebbe essere ancora viva. Non si capisce più una cippa di niente. Ok, andiamo avanti così. Benissimo, la nave è qua, la barchetta sembrerebbe non essere più in condizioni di navigare. Dove volete che vada? No, sul serio dico. Ah, devo andare di qua, qua dentro, mi devo addentrare ancora di più, addentrare ancora di più nella caverna. Eccolo là, punta di alabastro. Dopo lo scontro finale, che scontro? Quale scontro? Con se stesso, con le sue voci, con la sua follia, cosa? Ed deve raggiungere la punta di alabastro dove pare che Sarah Hawkins lo stia aspettando. Lì dovrà compiere delle scelte che potrebbero mutare addirittura il destino del mondo. Benissimo, eccoci qua. Continuiamo. Dirigiamoci verso la punta di alabastro. Va benissimo. Va bene, secondo me si sta tirando ancora, cioè, troppo per le lunghe, ragazzi, capite? Cioè, bisogna arrivare a un perché, un per come, a, cioè, a una fine, no? Ci si deve arrivare, accidenti. None of this makes sense. Go. She is waiting. Sto provando, minchia, se devo arrivare fino là sopra col passo lento che ho, possiamo impiegarci 30 anni. Non lo so, Ed, non lo so. Dai, oh. Dai. Mizzica, eccola. Ancora. Fuller. You died in front of my eyes. Don't jump to conclusions. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance? The serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life.
To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, it contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. Grazie per avermi dato dell'idiota. Ok, ma questo a che serve? Cioè, continuare a vedere queste allucinazioni? Ormai sappiamo, ragazzi, che è sconfinato totalmente nella follia. Ne siamo consapevoli, perché continuare? Here you are. You never give up. That is not you. Not anymore. Not since your disappearance on the docks. Ah, detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. You won't make me regret having tried to save people. I did what I could. Even for Colden. Your efforts to change your destiny, although in vain, make you worthy of the fate that is yours. The day has come. You will be asked to choose. Ok. Va bene, sì, l'abbiamo capito che dovremmo fare delle scelte. Lo diceva il riassunto inizio capitolo, effettivamente. Continuiamo ad avanzare, continuiamo ad avere allucinazioni che non fanno altro che continuare ad allungare sta benedetta minestra. Eccolo qua, ci mancava lui. Effettivamente mancava. You took everything from me. Io. Wife. Io. Life. Perché? Destiny. You forsook your right to a normal life the moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight. Oddio. Ah, non mi toccare, you che schifo. You don't have the slightest idea of what you speak, of what I've been through. I have sacrificed my life to the one who sleeps. Che schifo, non mi toccare con quel tentacolo viscido. My own flesh. Why did Sarah choose me? Why is it your damn face on her painting? Ok, voleva essere lui, diciamo. Ah? Ah, mi ci sto avvicinando io. Questo sono io? Sì, sono io. But you already know it. I can see that you will make the right choice. I don't know. I don't know. Your fear of the unknown and your stupid pride cloud your judgment. Quit lying to yourself and embrace your destiny. It's not cowering that brought you those medals. None of this is real. Trust your guts. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches. Don't listen to them. They're too dangerous for your tired mind. Dai, continuiamo. Continuiamo a salire. Ce la faremo a raggiungere sta benedetta punta di alabastro senza essere interrotti ogni 3x2. Ah, è ancora lunga la strada. Accidenti, chi altro dobbiamo incontrare? Ah. Vabbè, ragazzi, è impazzito. Non si capisce più niente. Fondamentalmente è questo. Addo. Sì, there. Sì, ci sono quasi. Se potessi correre, magari sarebbe un po' meglio. Eccoci qua, ci siamo. Finalmente! Ce l'abbiamo fatta? Sara? Sei lì? Che stai facendo per terra? Oddio. Oh mio Dio. Non so che inquietante, questo è poco ma sicuro. Che fai? Non vi avvicinate a me. Non vi avvicinate. Ok, perfetto, bravi, fatemi passare. Era ora. Oh, c'è pure quello. Drake. Here you are at last, truth seeker. Say, she was waiting for you. You were waiting for me. Yes.
When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. It's coming. What did you learn? Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. Forse passa, è l'unica, ragazzi. Look around you. Everything is falling apart. You must stop this madness. I can't make that choice. This will be your decision. Ovviamente scaricare le responsabilità su di me. One man only prepared by the trials and revelations holds the power to change the world. Caspita. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are, a truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes, yes! I feel the truth in your words. Because it was written. Or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Okay. Pierce, help me! Drake è proprio niente, ragazzi, Silence! Zitti! Oddio. Che dovete fare con quello? Ah? Non fate sciocchezze, che quella era arma affilata. Ok. Ed esegui il contro rituale, ma perché so come fare? Scusa. Allora, è un momento un attimo critico. Che devo fare? Perché so come fare il rituale. Ma perché dovrei fare il rituale? Cioè, no. E segui il controrituale. Drake! Scappa, Drake! Madonna, sono sacrificata io. Questo mi è stato a dire davvero la fine di tutto? No, che significa? No, che significa? Che significa, caspiterina? La fine di tutto, mi sono sacrificata io. Ma che veramente? Ma che cazzo? No, raga, no. Cioè, ma che veramente? Cioè, farlo finì così? Cioè, stop, stacco, così? Ma che davvero? Non ci sta a credere, ragazzi. Cioè, non ci sta a credere. Dopo tutto questo casino, finisce così, con lo stacco e boom, boom. Non ho parole, ragazzi. Allora, cioè, alla fine di tutto, a quanto pare, finisce così. Non so se ci sarà una scena dopo i titoli. Probabilmente mi auguro di sì, però non so quanto tempo posso sta ancora aspettare. Fatto sta che, visto che abbiamo finito Call of Cthulhu, parliamone un attimo, ragazzi. Allora, si basa su, tipo, penso, le storie che sono state scritte da un certo Lovecraft. E vabbè, che io non ho mai letto, quindi non so effettivamente come sono le sue storie. Qualcuno di voi che lo conosce di più me lo saprà dire. Fatto sta, ragazzi, che questo gioco, vi dirò sinceramente, non mi è piaciuto per niente. Perché ci stava comunque il fatto di fare le scelte, che sapete che è una cosa che a me piace tantissimo.
Però alla fine di tutto, ragazzi, non ci ho capito una mazza. Sarà che molto probabilmente le storie di questo autore saranno comunque così molto complicate e intrecciate da capire, però non ci ho capito una mazza fondamentalmente. La storia di base sì, comunque l'ho seguita, ho capito la trama, insomma, dove voleva andare a parare, però nel bel mezzo, ragazzi, è stato tutto molto confusionario. Vi ripeto, magari è così che sono le storie dell'autore, non lo so. Fatto sta che non mi è piaciuto lo stile di gioco principalmente, e ci sta il fatto di investigare, questo molto interessante, però tutto si limita a quello, cioè non è stato secondo me sviluppato in maniera più approfondita, ecco. Vediamo, thanks for playing, grazie a voi, vediamo se vede qualcosa. Ok, sembra di sì. Non c'è sta a credere, Fuller. We doubled the dosage as you asked us to, Doctor. Good, thank you. Eccolo là. Quindi c'è, fatemi capire, alla fine di tutto lui era pazzo. C'era semplicemente pazzo. Era semplicemente pazzo, quindi si è immaginato tutto. E questo, alla fine, cioè si è immaginato tutto. Non so, ragazzi, fatemi sapere voi che interpretazione ne avete fatto, perché da questo che ho visto alla fine, praticamente lui era soltanto un pazzo che si è immaginato tutto, o è diventato pazzo dopo, boh. Fatto sta, ragazzi, che questo gioco non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, graficamente fa anche abbastanza pena, purtroppo, anche se sapete benissimo che per me non è la grafica che conta, però sembra voler essere una cosa su cui hanno voluto lavorare effettivamente, ma su cui non si sono impegnati più di tanto. Le animazioni fanno pena, a volte i dialoghi non sono ben sincronizzati con, insomma, i movimenti dei volti e tutto il resto. Le musiche forse è l'unica cosa buona di questo gioco, per il resto, ripeto, sembra una cosa su cui hanno voluto lavorare, ma poi alla fin fine non così tanto. Quindi non so che dire, ragazzi, è stata una delusione, non mi è piaciuto, non so manco che voto dargli sinceramente, per non sembrare troppo cattiva. Fatto sta che siamo arrivati finalmente alla fine di questa serie. Fatemi sapere voi che interpretazioni avete dato alla storia e che cosa ve ne è sembrato del gioco. Questo video e questa serie terminano qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!